Mi sentite? Buongiorno a tutti. Perfetto. Ok. Abbiamo iniziato proprio in questo momento. Mi apro le chat, così iniziamo con la presentazione dei fattori SEO. Allora, siamo molto contenti finalmente di poter presentare questo documento. Era insomma un po' di tempo che volevamo farli. Nell'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto, è stato l'ultimo anno che abbiamo fatto i fattori. Diciamo, il risultato non è stato eccezionale dal punto di vista della pubblicazione, l'abbiamo presentati solo al convegno GT. Poi quando si fanno le cose tutte a mano, come le facevamo tanto tempo fa, era poi difficile mettere di nuovo tutto online e digitalizzare i dati. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare sistema e abbiamo detto non facciamo i fattori se non abbiamo un gestionale che ci consenta di fare tutto in automatico per ovviamente poi mantenere le promesse che vengono fatte. Il primo anno che abbiamo fatto i fattori risale 4 anni fa, ispirati un po' al, diciamo, a SEO Mods, abbiamo ripreso le domande 4 anni fa e abbiamo fatto il primo documento ufficiale fatto solo da SEO italiani. E quindi quest'anno finalmente abbiamo riaggiornato quelle che erano le domande e in pratica abbiamo inserito categorie nuove, abbiamo tolto domande vecchie e abbiamo rifatto tutto quanto era insomma previsto insieme. Io, in pratica, le domande le abbiamo selezionate io, Andrea Pernici e Marco Quadrella Lambussola. Ho appena postato su Twitter il link che voi vedete ora nello schermo, che è georgetai.it/fattori/2011/esperti, e ho in pratica pubblicato ufficialmente il documento che contiene tutte le risposte. E ora ve lo presento, un attimo, mi sistemo col mouse. Ok, vi presento il documento, vi spiego come funziona perché è realmente innovativo dal punto di vista dell'usabilità e di tutti i dati che poi si possono estrapolare. Questa è per noi una prima versione di questo gestionale perché lo stiamo migliorando costantemente e andremo ad applicare nell'atto del 2012 tutta una serie di modifiche che ci consentiranno di migliorare sempre di più quello che è il risultato che ora state per vedere. Vi chiudo un attimo la chat, me la metto di fianco, così possiamo partire. Allora, il gestionale è stato organizzato e ideato da me ed Andrea ed è stato realizzato poi da Manuel, che è un ragazzo che è qui con noi, che piano piano vi faremo conoscere. La grafica che voi vedete è stata creata da Giussi Lombardo. La formula invece, le formule che voi vedete sulla lavagna sono ideate da Marco Quadrella La Bussola. Un attimo per nominare il team che ha partecipato a questo gestionale che sembra molto banale e semplice, in realtà ci sono ore e ore di lavoro dietro. I fattori, tutte le domande, tutta l'impostazione è stata fatta da me, Andrea e Marco e ci teniamo a in pratica a specificare e leggere insomma una premessa di quelli che sono i fattori SEO del 2011. Infatti questa premessa l'ha scritta Marco, condivisa con me e con Andrea, perché riteniamo insomma indispensabile far capire il valore di un documento del genere, perché ci sono insomma, non si può, non sempre è possibile prendere il fattore singolo, dargli un voto che vale per tutte le ricerche che vengono fatte o per tutto il SEO in generale. Per questo Marco ha fatto questa premessa che condividiamo sia io che Andrea,
e che ve la leggo testualmente, è che se vogliamo scoprire i numeri inseriti in un qualche complicato algoritmo, questa domanda non ha senso, cioè quali sono i fattori che influiscono sul posizionamento di Google. Dovremmo infatti, per riuscire ad avere un documento completo e diciamo abbastanza specifico, riuscire a specificare il tipo di ricerca, analizzare i concorrenti, soffermarci su quei fattori di personalizzazione e tutto quanto c'è dietro la ricerca. E quindi è impossibile andare a fare un documento che riesca ad essere un sunto veritiero poi di quelli che sono i fattori reali. Però quello che noi vogliamo portare oggi è la voglia di condividere che c'è nel nostro settore e la voglia di mostrare nei vari singoli fattori quella che è la diversità di pensiero tra tutti i vari esperti. Infatti ogni fattore, voi potrete entrare dentro il singolo fattore e poi verificare ogni singolo commento che le persone hanno effettuato. Da quello avrete un sunto, dai commenti, non dal voto in sé, ma dai commenti avrete un sunto di quello che è la visione un po' di tutti gli esperti che hanno partecipato a questo documento. E quindi per noi ha un valore altissimo. Io consiglio a tutti di non soffermarsi se un fattore ha un 7.5 rispetto a un 7.6, un 8, un 9, a un 2. Anche perché in alcuni fattori, come voi potete vedere, qualcuno ha dato 9 e qualcuno ha dato 2 allo stesso fattore in base alla propria visione e alla propria personalizzazione di quel fattore. Quindi io vi consiglio ovviamente di soffermarvi sui singoli commenti di ogni persona. Come si può navigare attraverso questi fattori? Perché ci sono vari modi che voi potete effettuare. Andando in basso nella sua home page, oltre a leggervi un attimo la leggenda che vi spiega le fasce di voto e la varianza che ora vediamo, questo è il grafico principale. Il grafico principale in cui voi potete navigare facilmente i fattori, questo è il più banale di tutti, nel senso che una volta cliccata sulle categorie, le categorie dei fattori del 2011 sono la posizione della parola chiave, le caratteristiche della pagina HTML, le caratteristiche del dominio, quelle dei backlink in entrata, i fattori, che ora vedete questa è nuova, indipendenti dal codice e dei backlink, e le caratteristiche negative del posizionamento. Questo è il modo più semplice di navigarli, cioè una volta cliccate su, ad esempio, posizionamento della parola chiave, ecco che escono tutte le singole domande che sono state fatte, con, in pratica, il voto medio dei relatori e quanto, in pratica, è su 10. Quindi, ad esempio, parola chiave nel nome dominio è stata votata 7.1 su 10. Poi potete, cliccando di nuovo sulla domanda, rientrare nel grafico principale. Quindi questo è il modo più semplice. Ad esempio, in fattori indipendenti dal codice del backlink, voi cliccate e vi vedete le domande. Tutti i grafici che ora io vi sto per mostrare sono vendabili nel vostro sito. Cioè voi potete fare incorporare il grafico nel tuo sito e questo ovviamente è solo il primo ed è quello più semplice. Forse è quello che vi interesserà di meno. È possibile personalizzare la grafica con i vari colori. Quindi in pratica potete personalizzarvi la grafica, però questo è il grafico principale. Ora vi mostrerò i singoli grafici, i singoli fattori che sono molto più belli perché c'è la torta grafica e avete la possibilità di includere nei vostri siti anche i commenti delle persone che hanno partecipato. Quindi questa è la prima pagina principale, grafico riassuntivo. Poi andate in alto e avete tutte le varie categorie che noi abbiamo inserito: posizionamento della chiave, pagina, dominio, backlink, intangibili, ben chiamati, negativi. Poi abbiamo il riepilogo, che vi spiego presto che cos'è, e gli esperti, perché ogni persona che ha partecipato ha una sua pagina personale, un profilo, dove voi potete fare il ricapitolo di tutto quello che lui ha scritto e di tutti i suoi voti, singolarmente. Ma lo vediamo alla fine. Vi faccio un esempio classico. Posizionamento della chiave è in pratica il primo grafico che vi voglio mostrare, è la prima categoria con 12 domande. Le domande variano ovviamente, il numero di domande dentro la categoria.
Voi potete fare incorpora grafico, ad esempio, vediamo se riesco, per incorporare quindi il grafico singolo di tutta la categoria posizionamento della parola chiave. Però la cosa più interessante dal mio punto di vista, per chi produce contenuti, per chi scrive contenuti interessanti, è quest'altra. Cioè, per ogni domanda che voi avete qui, c'è il voto medio, la deviazione, cioè quanto gli esperti sono stati d'accordo nel dare questa risposta. Tre risposte che ho selezionato io, che secondo me sono state, non dico le più interessanti per me o le più importanti, ma diciamo le ho scelte in base ad alcune caratteristiche mie personali, quindi quelle che ho voluto mettere in evidenza. E la cosa interessante è questa, perché se voi fate ad esempio un articolo, volete dire quanto è importante la parola chiave nel title della pagina, vi mostro, voi potete cliccare sul grafico, e avete ogni grafico, ogni domanda ha un grafico con il ricapitolo di quelle che sono state le votazioni. Poi avete la possibilità di personalizzarlo graficamente a seconda dei vostri colori e questa, il mostra risposte. Cioè, attivando il mostra risposte vi uscirà una pagina dove c'è in pratica il grafico che voi vedete e in più tutte le risposte che sono state effettuate. Ovviamente è personalizzabile, nel senso che siete in grado di fargli cambiare i colori o la dimensione. Ora ve lo mostro, il risultato, solo per farvi capire che cosa, come viene fuori. Quindi viene fuori un... Lo vedete tutti? Mi date un feedback? Stefano, ok? Ok, perfetto. Quindi voi potete incorporare ogni singolo fattore e verificare appunto quanto è stato votato, le domande sono ordinate, le risposte, scusate, degli esperti sono ordinate in base alla velocità che l'esperto ha avuto nel rispondere, perché non me la sono sentita di dare un'importanza per ogni singola domanda, quindi abbiamo messo chi ha risposto prima in pratica. Quindi voi potete entrare in ogni singola domanda e includere il codice e il grafico con tutte le risposte. Sì, il documento è già pubblico, se andate sul mio Twitter ho già messo l'URL di condivisione, ma lo potete vedere anche su, che c'è scritto, che è georgestory.it/fattori/2011/esperti. Poi vi mostro un'altra personalizzazione per farvi capire un po'. Ecco, questa è col colore blu, ad esempio, del vostro, se avete insomma siti con di colori diversi. Quindi attraverso i singoli, le singole, diciamo, domande, voi potete accedere a tutto quello che è stato dato. Ora, ci sono altri aspetti interessanti, questo ad esempio, tutte le risposte. Sì, state scrivendo nella chat giusta, per chi non ha mai utilizzato GoToWebinar, è qui che leggo tutto quanto. Quindi attraverso il tasto tutte le risposte, voi potete vedere tutte, che questa secondo me è la parte più interessante, i commenti degli esperti, che è il sunto in pratica di quello che è stato detto dalle varie persone. Col precedente o successiva andate avanti, se volete in pratica navigarlo in questo modo. Poi avete, si apre subito in pratica voti con risposte, poi potete sapere anche i voti senza risposte. Cioè è possibile quindi verificare anche chi non ha lasciato una risposta testuale che voto ha dato singolarmente al fattore. Quindi ogni fattore voi potete navigarlo singolarmente, includere il codice nel vostro sito, vedere tutti gli esperti che hanno dato una risposta testuale o vedere tutti quelli che hanno dato solo una risposta senza inserire in nessun commento. Ovviamente il materiale è già tutto online. Quindi, ritornando al documento centrale, voi avete tutte queste categorie che potete navigare e per ogni singolo fattore, come vedete, potete includere il grafico. Tutti i singoli fattori sono ovviamente condivisibili all'interno dei social singolarmente. Quindi c'è la possibilità di condividere ogni singola pagina all'interno dei social network.
Poi sto prendendo le cose più interessanti. Ancora, ovviamente questo è l'inizio per noi di questo CMS, stiamo già sviluppando tutte le versioni successive. Poi avete in pratica il riepilogo, che è, questo riepilogo è solo per un po' per fare un po' di statistica interna, senza insomma essere pretendere un po' troppo. Che cosa succede con il riepilogo? Voi avete i fattori più influenti ordinati in base alla categoria, perché quest'anno cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto agli esperti, votateci anche la categoria in base, quanto è importante questa categoria in base a tutte le altre categorie, perché non aveva senso, secondo noi, ordinare i fattori in base a quello che ha avuto il voto più alto. Perché questo? Semplicemente. Perché se una categoria ha un valore 6 su 10, il fattore che dentro quella categoria magari prende 10 su 10 non ha lo stesso valore di un fattore che prende 10 su 10 su una categoria molto importante. Quindi abbiamo deciso, ordiniamo le categorie più importanti e per ogni categoria importante gli mettiamo singolarmente i fattori. Quindi caratteristiche dei backlink in entrata è stata la categoria con il voto più alto e dentro questa categoria i fattori più importanti votati dagli esperti sono la contestualità dei backlink, il livello globale di popolarità del sito per quanto misurabile attraverso i backlink, la parola chiave nell'alt context dei link. Quindi voi potete vedere tutte le varie categorie, ad esempio la categoria con meno influenza sono i fattori indipendenti dal codice dei backlink. All'interno di questa categoria vedete che il fattore più importante sono le metriche deducibili da Google sul comportamento, ad esempio, questa è una delle caratteristiche. Ovviamente vi consiglio sempre di entrare poi dentro il fattore e vedere cosa hanno scritto gli esperti, perché magari c'è un voto alto, ma non è un fattore proprio SEO, ma è correlato ad altre cose. Sempre nella pagina del riepilogo abbiamo fatto anche il contrario, i fattori meno influenti, quindi dal più basso al più alto. La categoria meno importante è quella fattore indipendente dal codice dei backlink con un 6.46 e abbiamo ordinato all'interno i fattori, quindi al contrario, cioè visto che i fattori indipendenti dal codice dei backlink è la meno importante, quali sono dentro questa categoria i fattori meno importanti? Citazioni senza link alla pagina, autore dell'articolo, metriche deducibili da Google. Ora, cosa succede? Che se voi andate ad esempio in basso, nella categoria caratteristiche dei backlink in entrata, che è quella più importante, cosa succede? Vi abbiamo ordinato i fattori in ordine, quindi al contrario. Quindi, quali sono nelle caratteristiche dei backlink in entrata quelli meno importanti? Quindi, backlink con attributo nofollow, PageRank delle pagine linkanti, numero totale grezzo di backlink in entrata. Quindi attraverso il riepilogo voi potete andare a verificare ogni singolo fattore solo per una questione di statistica. Io vi consiglio sempre, ad esempio, quando entrate nel backlink, di entrare nella singola pagina, tutte le risposte, e leggervi cosa hanno detto gli esperti, perché questo è il vero valore di questo documento. Un altro grafico molto molto interessante si trova in basso alla fine per ogni singola categoria, che è quello in pratica della varianza, cioè quanto gli esperti sono d'accordo o in disaccordo su un determinato fattore. Questo è un'altra delle cose che voi potete realizzare. L'ultima indicazione che vi voglio dare è sugli esperti, cioè in pratica nell'ultimo tab voi avete la possibilità di vedere tutte le persone che hanno partecipato a questo documento. C'è il proprio account di Twitter per chi ce l'ha. Voi potete in pratica entrare in ognuna di queste pagine. Questo è il profilo, ad esempio, di Andrea. Potete seguirlo su Twitter, su Facebook. Piano piano cercheremo di completare tutte le tabelle di tutti gli esperti. E c'è una cosa interessante, Fattori 2011. Quindi questo ci fa pensare subito che stiamo digitalizzando anche i fattori 2009 e 2007. Quindi gli esperti che hanno partecipato ai fattori precedenti, voi da qui potete
andare a verificare il confronto che voi avete, che noi, che insomma che gli esperti hanno fatto, il confronto con le versioni precedenti. Quindi, mi stanno segnalando gli account, quelli sbagliati, li aggiorneremo presto. In pratica, per ogni singolo esperto avete la possibilità di navigare poi tutte le risposte, ora ve lo mostro. Quindi cliccando sul fattore 2011 ad esempio, voi avete subito un colpo d'occhio su quello che Andrea ha dato in tutte e sei le varie categorie. E potete ampliarlo, quindi caratteristiche della pagina. Che cavolata ha sparato Andrea su caratteristiche della pagina? E poi potete andare a verificare tutte le risposte singole. Quindi avete il voto che Andrea ha dato, domanda con descrizione e che cosa Andrea ha detto. Quindi se vi interessa un esperto in particolare, potete entrare nelle varie, nelle singole, diciamo, risposte. Però potete espanderle in pratica tutte per guardare singolarmente. Chiudi e apri, è abbastanza interessante. E da qui ovviamente tornate indietro. Ok. Vediamo se sono già online gli altri fattori degli anni scorsi. Con dati parziali. Con dati parziali. Stiamo digitalizzando, ad esempio, vediamo se... Sì, io ce li ho, però ancora in pratica li stiamo digitalizzando. Sì, piano piano li vedrete tutte. Per vedere, ancora stiamo digitalizzando i vecchi fattori. Comunque, per farvi capire come verrà alla fine in pratica il risultato. Ho visto già che ci state dando dei suggerimenti sulla, in pratica sull'usabilità, cose da fare in più. Se me li scrivete su Twitter, perché altrimenti poi devo ricontrollare tutto quello che avete scritto e in pratica mi viene un po' casino a leggere perché state scrivendo un sacco. Quindi vi chiedo se avete dei suggerimenti di migliorie, perché ora in pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la prima versione di questo CMS e ora stiamo raccogliendo tutte le idee per far sviluppare la seconda versione. Se su Twitter scrivete il suggerimento da avere, in pratica io li raccolgo e li porto poi in sviluppo, sia per funzioni nuove sia per migliorare in pratica questa versione. Su Twitter potete scrivere sia chiocciola Giorgio Tave alla fine del vostro tweet, sia magari utilizziamo un hashtag che può essere benissimo fattori GT, insomma, poi vi troviamo, non è un problema. Vediamo se c'era qualcos'altro, mi sa che ho detto tutto. Confermi? Più avanti faremo delle personalizzazioni anche sui grafici, anche sulle dimensioni, sì. No? Perché adesso... Sì, adesso siamo andati online con la versione più semplice, personalizzeremo di più i grafici e vi forniremo più dati e sarà sempre più ricco come, insomma, come documento. Io ci tengo sempre a specificare che bisogna andare a controllare le risposte che le persone hanno dato. Mi è stato chiesto in che periodo abbiamo raccolto le risposte, nell'ultima in pratica settimana, in 10 giorni, e io voglio ringraziare tutti e 42 le persone che hanno partecipato a questo documento, perché sono stati velocissimi nel rispondere. Purtroppo abbiamo avuto poco tempo e gli ho dato io pochi giorni per compilarlo, perché eravamo davvero molto incasinati nella realizzazione di tutto il CMS e di tutto ovviamente il Network GT, e quindi
eravamo molto alle corde e poi col convegno GT che ormai ci siamo, è stato un casino riuscire a far inquadrare tutto. Quindi ringrazio le persone che hanno partecipato in un tempo così breve, la disponibilità e le risposte. Alcune sono davvero molto simpatiche. Io ieri nello scegliere stavo ridendo da solo come un cretino, perché davvero qualcuno ha scritto cose davvero molto, insomma, molto simpatiche, ve le potete leggere. Io vi chiedo ancora, se ci sono suggerimenti, di scrivermi in chiocciolo Giorgio Tave su Twitter. Spero che il documento vi sia piaciuto. Noi, insomma, a questi fattori ci teniamo tantissimo, perché crediamo moltissimo in questo tipo di divulgazione, in questo tipo anche, tra virgolette, di formazione, perché siamo convinti che la diversità nelle risposte che vengono fornite da più esperti danno un punto di vista completamente diverso sul singolo fattore. E questo è importante, perché arricchisce tutta la conoscenza che ognuno di noi ha e che ognuno di noi può mettere a disposizione. Questo è per noi il primo tassello, perché da qui partiremo con tutta un'altra serie di altri documenti, andando a migliorare quello che è il CMS. Io vi chiedo di condividerlo, tanto se l'ho apprezzato lo condividerete in automatico, e questo neanche ve lo chiedo, però vi chiedo se avete idee per migliorarlo, per migliorare l'usabilità o migliorare le domande o fare qualcosa ancora di più interessante, vi chiedo di scrivermelo su Twitter, così io posso raccogliere tutti i feedback e far partire lo sviluppo del CMS, chiamiamolo 2.0, che questa è la prima versione, in quasi beta, diciamo così, perché di cose da fare ce ne sarebbero tantissime. Quindi qualsiasi consiglio, se me lo scrivete su Twitter, perché mi avete sommerso di domande e di considerazioni in chat e non sono riuscito a leggervi tutti. Io vi ringrazio di essere stati qua questa mezz'ora con me in questa breve presentazione. Ci tenevo appunto a voce a spiegarvi l'utilizzo di questo CMS, ci tenevo ancora di più a ringraziare a voce gli esperti che hanno partecipato e lo staff, le persone che ci sono state a fianco in questo periodo, perché mi hanno supportato in pratica nella realizzazione e direzione di questo CMS, da Andrea che ha coordinato tutto lo sviluppo, a Manuel che è di là, che ci sente e che piano piano ve lo presenteremo, che lo ha, saluto a tutti, che lo ha sviluppato in pratica, e Giusy che ci ha realizzato la grafica, e Marco Quadrella che mi ha aiutato tantissimo nella scelta delle domande e soprattutto ha scritto l'introduzione dei fattori, e ci teniamo tantissimo. Quindi grazie ancora a tutti, e per qualsiasi consiglio, se mi scrivete su Twitter, chiocciola Giorgio Tave. Ci sentiamo nei prossimi webinar. Vi ricordo che c'è un webinar che è in pratica un contest, dove c'è in palio un biglietto del sesto convegno GT. Lo trovate, ora ve lo scrivo, tra 5 minuti arriva l'URL nel mio account di Twitter, però per quelli che conoscono già il forum GT potete andare nella sezione GT World, che è una delle prime sezioni del forum, e c'è come partecipare al contest. Comunque in 5 minuti arriva sul mio account di Twitter il link per partecipare a questo contest, che permette e mette in palio un biglietto per il sesto convegno GT che si terrà a Riccione il 17 e il 18 di dicembre. Grazie a tutti e ci sentiamo al prossimo webinar. Buona giornata e buon fine settimana.